Salvato dal periodo dell'emergenza sanitaria è indubbiamente il settore delle agenzie di viaggio, che ha dovuto affrontare momenti non semplici dal primo lockdown fino ad ora. Ci siamo chiesti se la voglia di tornare a viaggiare, ma soprattutto la progettualità del viaggio, è tornata nella vita degli italiani, facendo un giro nelle agenzie della Piana Pistoiese. Sono moderatamente ottimista nel momento in cui sarà possibile rimuoversi liberamente, perché per noi è quello che ci limita del tutto praticamente. E devo dire che le persone la voglia di viaggiare ce l'avrebbero, ovviamente soprattutto in un periodo in cui sono state costrette in modo, diciamo, coatto a rimanere rinchiuso o comunque a limitare gli spostamenti, questa voglia è ancora superiore. Resta sempre il problema di poter avere la possibilità di andare non solo in Italia, perché come è successo l'estate scorsa, magari ci siamo potuti muovere all'interno del nostro paese, ma quello che è più importante per l'agenzia di viaggio ovviamente è anche lo spostamento verso l'estero. E c'è una progettualità in questo periodo così difficile? Magari ci fosse, al momento sinceramente no, almeno dal mio punto di vista, per quello che ho potuto constatare in questi ultimi giorni. Ancora sfortunatamente no, perché con l'incertezza che c'è in questo periodo, credo che noi siamo proprio l'ultima ruota del carro a cui pensare. Da marzo del 2020 siamo completamente fermi, il turismo purtroppo è completamente fermo. Noi siamo aperti, abbiamo la possibilità di rimanere aperti, ma non possiamo lavorare, quindi ci hanno tolto il bene primario, no? Come il diritto al lavoro. E niente, quindi le aspettative purtroppo sul 2021 non sono rosee perché ad oggi non ci sono possibilità di viaggiare, non c'è la possibilità di capire domani che cosa posso fare e quindi anche noi consigliare, poter progettare qualcosa purtroppo non riusciamo. E quindi siamo veramente amareggiati perché oltretutto non siamo neanche sostenuti da nessuno e questo è veramente triste.